Salve a tutti cari amici e amiche. Innanzitutto vi devo ringraziare molto per aver visto i miei video su letteratura e avermi anche mandato molti messaggi personali. Vi ringrazio delle apprezzazioni, però in questa occasione penso di fare un po' di discontinuità rispetto ai testi umoristici. Riprenderò un'altra volta perché voglio un po' presentarvi alcun altro libro. E come avrete capito da qua, o qualcosa del genere, la forza sia con voi. E oggi abbiamo il piacere, avrete il piacere che vi presento. La presentazione ormai è d'obbligo, è una prassi. Ho l'onore di presentarvi niente cocò di meno che andiamo. Che la forza ci accompagni a prendere sto libro. Mi sembra che non è che ci accompagna molto la forza. Vabbè. Dove stava l'altro? Ecco, ma vicino. Il ritorno dello Jedi. Ta-tan, 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 ta-tan. Cerco di fare il video una volta sola perché se no poi già mi costa farlo così, quindi è un video amatoriale, credo tutti voi lo vediate. E questo è di Star Wars. Naturalmente è inutile che vi dica che anche questo libro sarà esaurito, perché non credo che, più che un libro, magari un romanzo, era una sceneggiatura, una scenografia, e quindi potete pure intentare cercarlo, ma non è detto lo troviate. È stato stampato qua, il negozio di libri ha tagliato il triangolo, quindi non so quanto mi è costato. Tutto questo non è stato studiato, quindi lo Nell'83 è stato finito di stampare nell'ottobre 1983. Star Wars, Guerre Stellari. Il titolo originale era Return of the Jedi. No, niente, potrei fare una battutina dicendo che adesso che c'è nel Movimento 5 Stelle un poco di dissidia interna, così come Arcipelago Gulag di Sobrenischi è stato il libro della dissidenza sovietica, Guerre Stellari può essere il libro della dissidenza grillina, se mi è concesso questo eufemismo. E poi ci sono molte cose da dire. Io è dall'83 che forse non l'ho letto, non credo di averlo letto molto, l'ho letto forse solo una volta. Sono quei libri che veramente uno si ritrova senza sapere neanche di aver avuto in biblioteca, no? Cosa dice, come vicino a Epicuro, vicino al De Bello Gallico, vicino a Pirandello, Kafka, Nietzsche, qualsiasi altro, uno c'ha anche questo. Però è interessante come certi leitmotiv di questo libro hanno un qualche contenuto, perché sempre tutto è incentrato intorno alla forza, il lato oscuro della forza, la forza sia con te. E sembra che, così come l'opera Dracula di Bram Stoker
sia stata ispirata da Lelor Fire, circolo britannico satanico, e magari il culto, i culti New Age, che si basano anche sull'ispirazione del Chi Taoista, del Prana Hindu, abbiano finito, dicevo, i culti New Age della California degli anni 60 per influire sulla letteratura e il cinema nordamericano, come ci ricorda quest'opera, che è proprio sembra ispirata da questa letteratura vecchia e nuova, di nuova interpretazione del yoga, della kundalini, del prana, del chi, dei meridiani. E quindi forse inconscientemente, o forse no, è una rilettura di tutti quei vecchi culti e quelle vecchie dottrine e pratiche esperienziali che avevano a che fare con il reintegro della forza, il tantra. E forse, ecco, questo è un caso in cui si trapassano vecchie conoscenze, vecchie concezioni alchemiche in nuove culture, che magari a un altro livello, magari più come uso e consumo popolare massivo, prendono queste vecchie conoscenze, scienze esperienziali esoteriche, e magari le usano, svuotandole del loro vecchio contenuto, in una forma un po' più pragmatica. Poi anche c'è un forte simbolismo, ecco, prima che me ne scordi, un forte simbolismo freudiano, con la confrontazione fra padre e figlio, che il padre sta nel lato scuro, quindi può anche essere visto come l'ombra, l'incosciente. Ma poi anche quando si vanno a scontrare padre e figlio, Luke e Darth Vader, c'è proprio una confrontazione che in termini spicci è molto freudiana, perché tutte e due si trovano di fronte, poi a un certo punto e l'altro anche lo spadone laser, no? E si iniziano a confrontare mettendoli a contatto. Non so, a me sembra quasi un complesso fallico che c'è il regista in questa confrontazione padre figlio, poi il lato scuro, il lato alla luce, ricriminazioni in famiglia. Quindi magari se uno ristudiasse questo, che magari sembra un copione semplice, è un'ambientazione molto caratterizzata, ci sono più cliché che non ambientazioni psicologiche, sembra più una commedia dell'opera, del teatro dell'opera, che non un romanzo. Però se uno guarda tutte questi fattori, c'è anche una sua dimensione psicologica, con la confrontazione appunto chiave in questo racconto della lotta con le spade laser di Luke e Darth Vader, suo padre, il padre oscuro nell'ombra, che lui ha paura di diventare come il padre e si lancia nel vuoto, nel pozzo della stella della morte, per sottrarsi alla confrontazione, non per non doverlo uccidere, cosa che poi farà invece alla fine. E quindi infatti lui ha visto che una mano aveva preso la forma della mano del padre, quindi c'è un complesso, diciamo, di Edipo quasi col padre, perché ha paura che uccidendolo, cioè cannibalizzandolo, si trasformi, si consostantizzi nel proprio padre, nell'essenza del proprio padre. E qui poi la misurazione delle spade, la lotta con le spade, la fuga, c'è un po' di cagliostriano anche, il ritorno, la vendetta. Beh, è molto interessante. Può riservare delle sorprese a chi vi veda qualcosa in più di quello che ha. Chi lo legge solo letterariamente, senza interpretarlo, senza analizzarlo, senza vedere cosa c'è nell'ombra, appunto, nel lato scuro del testo, fra le linee, e magari non ne ricava molto. E di sicuro che non si trova, dell'83 magari, 83, il ritorno dello Jedi è il terzo eccitante capitolo della grande saga spaziale, iniziata con Guerre Stellari e proseguita con L'Impero colpisce ancora. In questa nuova, appassionante fase della lotta tra il potente impero, custode dell'aspetto tenebroso della forza, e l'alleanza dei ribelli, ritornano tutti i personaggi già noti e cari al vasto pubblico che ha seguito con entusiasmo gli episodi precedenti. È curioso che appunto l'impero
sia una repubblica in realtà, e la resistenza sia formata da regni. Curioso che gli Stati Uniti sono una repubblica, però vanno sempre a invadere regni petroliferi. Che qua abbiamo anche una parodia della geopolitica dalla globalizzazione in poi. Quando è stato scritto ancora era l'83, quindi era l'epoca della guerra fredda e del muro contro muro, dei blocchi contrapposti, e ancora c'era un impero del male all'est, a sinistra. Ma adesso no, e adesso una repubblica realmente può essere più imperialistica che ieri. Quindi un altro motivo, oltre che l'interpretazione psicoanalitica freudiana soprattutto, e il fatto che magari leggere è sempre divertente, e anche la geopolitica insita nel una chiave possibile di lettura. Beh, spero vi sia piaciuto. Per questa volta è tutto. So che avete aspettato ansiosamente un altro video sui libri come questo. Spero di aver prodotto qualcosa di distinto. Non vi dico la prossima volta che trasmetterò, sarà una sorpresa. Tenetevi accorti, accattatevi a questo, e ciao. Spero di risentirci pronto, di caricare più pronto altri video. Se no, aspettate, qualcosa succederà. Ciao!